Marco Accornero, segretario dell'Unione Artigiani. Buongiorno Marco, grazie per essere con noi. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, intanto, beh, un commento su, beh, la regione di suo riferimento è la Lombardia, però che passa da rossa a arancione, però un ragionamento che si può fare sicuramente per tutte le regioni che hanno visto un cambio di colore, in queste ore. Qual è il suo primo commento? Insomma, era ora, siamo a una svolta, non lo so, mi dica lei. Ci auguriamo innanzitutto che sia una svolta e che non ci siano ulteriori passi indietro. Per noi il passaggio in arancione significa soprattutto la riapertura dei servizi alla persona, tradotto acconciatura estetica, piercing, tatuatori, che sono anche servizi essenziali. Intesa come cura e igiene della persona e anche se volete psicologica, perché le persone non in ordine subiscono ancora di più psicologicamente la situazione. Da oltre un mese in Lombardia e in altre regioni queste attività erano chiuse, subendo un gravissimo danno economico, nonostante avessero investito forti somme per adeguarsi ai protocolli di sicurezza. Quindi mascherine e quant'altro. Adesso possono riaprire per soddisfazione loro e dei loro clienti. Noi siamo certi e non ci sono dati contrari dell'INAIL che indicano come queste attività possano essere fonte di contagio o di creazione di focolai. Quindi noi ci auguriamo che sia davvero la volta buona per l'uscita da questo tunnel progressivo, sicuramente continuando ad adottare le procedure di sicurezza che all'interno dei nostri negozi già comunque venivano applicate. Resta poi il grosso problema del ristori dei danni, degli indennizi che fino ad ora sono stati molto, molto scarsi, tra l'altro lasciando fuori una platea importante che ha subito danni inferiori al 30% del fatturato, comunque non percepirà nulla, anche se fosse il 29%, e quindi sia l'ampiezza che la profondità di questi indennizi sono insufficienti a ristorare tutti i danni che hanno subito le attività. Ecco, poi arriviamo anche al discorso dei sostegni. Volevo rimanere ancora, lei ha confermato, Cornero, una cosa fondamentale che è quello che ho messo nella premessa anch'io, cioè che tutto questo tira e molla di aperture e chiusure ha creato maggiore danno alle attività commerciali e conferma quindi, no? Perché poi giustamente per la riapertura ci si prepara anche sostenendo delle spese che prima non c'erano e per poi magari sentirsi dire dopo 10 giorni, vabbè, abbiamo scherzato, ovviamente adesso io lo sto dicendo in modo banale. Non è questo il mood con il quale abbiamo sentito dire queste cose, però insomma abbiamo scherzato, dovete richiudere, quindi è stato, cioè il danno è stato peggiore anche per questo motivo? Certamente tutte le attività imprenditoriali di questo mondo, comprese queste, hanno bisogno di certezze, di programmazione, perché riaprire un'attività vuol dire acquistare prodotti, vuol dire far rientrare i dipendenti dalla cassa integrazione, vuol dire pulire l'immobile, insomma affrontare delle spese che se poi la riapertura non avviene vengono letteralmente buttate via, come tutta l'attività di prenotazione e seguito di disdetta delle prenotazioni nei confronti dei clienti. Quindi avere certezze è fondamentale, così come le chiusure indiscriminate, a prescindere dai dati scientifici sui contagi, lasciano abbastanza interdetti perché, ripeto, le nostre attività di servizio a persona siano adeguate fin dal primo lockdown alle procedure di sicurezza, quindi schermi in plexiglass, camici monouso, mascherine, gel disinfettante, Certo. spaziamento tra una poltrona e l'altra, solo su prenotazione, eccetera, insomma.
Questo mi dà modo di parlare di un altro problema di cui spesso non si parla, che però voi come Unione Artigiani e lei in prima persona Cornero ha evidenziato, cioè lei ha detto da oggi appunto col ritorno nelle zone arancioni possono riaprire anche estetisti, parrucchieri, quindi coloro che si dedicano alla cura della persona. È emerso un problema di base e di fondo che molti anche per necessità hanno continuato a lavorare nonostante le chiusure, recandosi per esempio a domicilio dai clienti. Quindi lavorando in nero, quindi al di là del problema, della problematica più sul fronte economico, cioè del lavoro in nero, che non giova sicuramente, cioè a parte che è illegale, ma non giova certamente alla nostra economia come paese, dall'altra parte c'è un problema legato proprio alla, magari al rischio paradossalmente che i contagi potessero aumentare, cioè perché appunto nel negozio bisogna rispettare tutta una serie di regole, inevitabilmente in casa magari un po' meno. Ecco, questo però voi l'avete evidenziato. La ringrazio molto per questa domanda che è pertinente. Siccome quando c'è una domanda del mercato c'è anche un'offerta, si è creato un fenomeno sotterraneo illegale, voglio Sì. sottolineare illegale, di fornitura di servizi in maniera irregolare a domicilio, spesso dai dipendenti, forniti dai dipendenti in cassa integrazione, quindi con una doppia irregolarità. Questo viola diverse norme, sia quelle fiscali evidenti, ma anche quelle di igiene. Beh, è un servizio che sarebbe irregolare in qualsiasi momento dell'anno, anche pre-pandemia, perché le attività di servizio a persona evidentemente devono seguire norme igienico-sanitarie. Anche durante le condizioni normali, anche se non ci fosse la pandemia, tant'è vero che sono attività autorizzate dall'ASL comunque. A maggior ragione in un periodo di pandemia, il paradosso è che si consente alle persone, non si consente, si è indotto le persone a chiamare a domicilio il proprio parrucchiere o estetista di fiducia, spesso il dipendente, e con questo rischiando di portare da casa a casa il virus, perché è chiaro che in cucina o in salotto non si possono mantenere le norme igienico-sanitarie, i protocolli che invece vengono strettamente utilizzati e applicati nei negozi abitualmente. Assolutamente sì, assolutamente sì. E questo è appunto è una pecca che comunque è stata, cioè che è emersa e che si è commessa, perché come ha detto lei, bisogna, tanto è anche quasi impossibile stabilire quanto il virus si trasmette in un'attività all'interno, intendo dire, di un negozio piuttosto che un altro. In più, non considerando che spesso si fa peggio, quindi insomma, speriamo che l'esperienza ormai abbia insegnato qualcosa. A questo punto, l'altro aspetto che lei già prima ha portato in superficie è quello dei sostegni che inevitabilmente adesso bisogna garantire comunque all'attività a prescindere dal fatto che si possa ripartire in modo continuativo. Che cosa state chiedendo voi? In tutto ciò le chiedo anche quante attività rischiano di non aprire più o di non farcela, perché poi le due cose vanno di pari passo. I ristori sono stati insufficienti. Pensiamo che l'ultimo ristoro, noi calcoliamo che mediamente un'attività percepirà 1.500 euro. Voi comprendete benissimo che non è praticamente neanche uno stipendio, ma dietro ci sono affitti da pagare, bollette da pagare, perché sono spese che sono corse comunque durante questo periodo. Quindi è un danno molto pesante per queste piccole attività. Ecco, guardi, noi in modo un po' provocatorio abbiamo scritto lockdown delle tasse e maggiori sostegno, cioè a questo punto, visto che siamo stati tanto tempo in lockdown, adesso bisogna pensare alle tasse da congelare. Ecco, poi prego, prego, continui. Andando verso l'epoca appunto della dichiarazione dei redditi, siamo ormai prossimi a questa scadenza e chiediamo quantomeno il rinvio o un congelamento delle imposte per queste attività. Lei mi chiedeva poi quante non riapriranno o quante chiuderanno. Sembrano due concetti identici, in realtà sono due aspetti diversi. Noi abbiamo visto che le attività hanno riaperto tutte o la gran parte. Però bisogna tener conto che in un'attività artigiana l'impresa è
è un pezzo della famiglia, l'imprenditore si identifica con l'impresa e quindi la decisione di chiudere l'attività avviene generalmente dopo mesi e mesi, o anche anni di crisi. Cosa voglio dire? Che gli effetti di questa pandemia sulla falcidia, sulle attività, la vedremo. Probabilmente alla fine di quest'anno, all'inizio dell'anno prossimo, potremo cominciare a tirare questo triste bilancio. Per il momento le attività hanno voglia di riaprire, hanno la determinazione di riaprire, poi vedremo quanti ce la faranno. Un aspetto importante da sottolineare, l'ha già fatto anche il presidente di Confindustria Bonomi, il presidente del Confcommercio Sangalli, lo sottolineiamo anche noi, a giugno dovrebbe scadere la moratoria sui finanziamenti. Fino ad oggi è più di un anno che le imprese sono state autorizzate a non rimborsare i finanziamenti ricevuti, ratei sia capitale che interessi. È una sospensione, quindi non è che queste rate sono state abbonate, rischia da giugno di riprendere i pagamenti. Chiaramente con la crisi di liquidità che c'è in questo periodo rischia questa essere sì la prima grossa così colpo trafussare le imprese. Noi chiediamo una proroga perlomeno fino a fine anno nella moratoria dei crediti e dei finanziamenti. Alcune banche lo stanno già facendo autonomamente, noi ci auguriamo che si estenda all'intero mondo bancario. Ecco, sì, esatto, infatti questa è la vostra richiesta, ma lei in questo momento è abbastanza, diciamo, forse dire ottimista al 100% è troppo, ma si sente un po' più propositivo, ecco, forse questa è la parola più giusta, visto che adesso abbiamo i vaccini, visto che stiamo andando verso la bella stagione, insomma, che tutto possa davvero cambiare, magari gradualmente, cioè non da un giorno con l'altro, però che davvero si possa programmare, che è la parola che è mancata purtroppo ai noi durante questo ultimo anno. Ma gli istituti internazionali ci dicono che si tornerà al PIL, prodotto interno lordo del 2019 al termine del 2022. Sì. La campagna di vaccinazione dovrebbe terminare, diciamo, anche nelle previsioni meno ottimistiche entro la fine di quest'anno, quindi diciamo che dall'anno prossimo dovremmo vedere la luce. Questo cosa vuol dire? Che si tratta di, come direbbero a Napoli, a passare la nottata, nel senso di transitare le imprese ancora in questo anno difficilissimo che sarà il 2021, e poi siamo confidenti che con la ripresa economica, con la capacità di resilienza delle imprese, degli imprenditori artigiani, ci possa essere un lento ritorno alla normalità nel 2022. Per questo noi invitiamo le imprese, cerchiamo di essere loro a fianco, a resistere, a trovare il coraggio di resistere, e mettiamo in campo tutti quegli strumenti, magari non sufficienti, che però possono così alleviare il loro dolore. Ad esempio, stiamo cercando di aiutarli nella programmazione della loro pianificazione finanziaria, appunto quando finirà la moratoria e dovranno tornare a pagare Sì. Ecco, capitali interessi dei finanziamenti ricevuti. avete immagino molte più richieste in questo periodo a Cornero, insomma, poi la saluto da parte di chi vuole effettivamente essere instradato, no? Verso la ripartenza, perché è vero che abbiamo tutti una capacità di sostenerci da sole spiccate, questo va detto, resilienza come ha detto lei, però insomma un minimo di aiuto è doveroso. Certamente, e devo dire che le imprese stanno riscoprendo il ruolo e l'importanza delle associazioni di categoria. Non voglio Ecco, fare sì. quota alle associazioni di categoria, ma in questo momento comprendono come le associazioni di categoria possono essere un punto anche di sfogo, di sostegno, di informazione, perché l'informazione caotica, non mi riferisco a lei ovviamente, ma al bombardamento di notizie spesso contrastanti, Sì, noi sì. cerchiamo di tenerli informati,
costantemente e puntualmente, e anche dare una parola di conforto a imprenditori impauriti, non scoraggiati, ma certamente impauriti per che cosa possa riservare loro il futuro. È vero, insomma, certezze e poi aiuti e poi magari si può davvero pensare di ripartire. Grazie Marco Accornero, segretario Unione Artigiani, e ci sentiamo presto, insomma, per tracciare un altro bilancio, magari tra un po', quando speriamo si potrà cambiare nuovamente colore, appunto, in meglio. Intanto vede che lo sfondo del nostro format è arancione, quindi siamo assolutamente sul pezzo anche con le colorazioni. Speriamo diventi giallo e speriamo diventi bianco, sì? No, alle sue spalle è azzurro, quindi ancora più incoraggiante. Sì, è vero, esatto. Speriamo che a un certo punto abbandoneremo i colori, questo significherà che siamo davvero tornati alla normalità. Bene, grazie ancora Marco Accornero, è sempre molto interessante, insomma, fare un bilancio con voi. Buona giornata. Buona giornata a voi.